Siete dei lettori occasionali, nel senso che leggete molto poco perché o avete mancanza di tempo, oppure magari arrivate stanchi dal lavoro, non avete voglia di mettervi lì davanti a un libro e quindi magari le vostre letture si concentrano tutte d'estate e pensate che appunto la lettura sia uno sforzo estremo, oppure volete leggere qualcosa di più leggero, ma allo stesso tempo che vi lasci il segno, oppure ancora dovete fare un regalo a un amico che non legge e volete avvicinarlo alla lettura, in quel caso è un po' più difficile. Ma ho deciso di fare questo video per raccontarvi i 10 libri che io ritengo possano piacere anche a chi non ama leggere o quantomeno non divora un libro dietro l'altro. Libri quindi per alcuni super di intrattenimento, ma allo stesso tempo che io reputo di valore, e dall'altro lato magari libri brevi per chi ha poco tempo, ma allo stesso tempo, ma che allo stesso tempo lasciano il segno. E secondo me sono libri che si adattano anche in un certo senso a gusti diversi, anche gusti difficili in fatto di letture. Ma vedremo se sarete d'accordo anche voi. Questi sono i miei consigli, i 10 libri che amerai leggere anche se non ami leggere. In primo luogo non posso che consigliarvi uno dei libri più divertenti che abbia mai letto. Sto parlando di La sovrana lettrice, un romanzo dell'inglese Alan Bennett. Ovviamente dovete amare un filino l'umorismo inglese, che sappiamo è molto diverso ad esempio dall'umorismo nostrano, a volte va anche compreso un filino. Ma trovo che La sovrana lettrice sia un romanzo che appassioni alla lettura a tal punto da spingerti a leggere altri libri, uno dietro l'altro. Perché la lettura è proprio un tema centrale all'interno di questo romanzo, un romanzo peraltro molto molto breve, si legge tranquillamente durante un unico viaggio in treno, e racconta la storia bizzarra della regina Elisabetta, comunque che non ha mai tempo effettivo di leggere, che scopre il piacere della lettura. Scopre il piacere della lettura e non può farne a meno, e quindi arriva persino ad esempio a fare negligenza sui suoi doveri di monarca, con risultati a volte grotteschi, assurdi. Nasconde libri ovunque, legge di nascosto agli eventi importanti. È un libro che, oltre a divertire, parla direttamente al lettore, spingendolo a leggere di più e spingendolo ad amare ciò che legge. Quindi lo reputo un buon regalo da fare, ad esempio, a chi legge pochino, perché gli partirà proprio l'adrenalina, ad esempio. Poi, un autore che secondo me è perfetto per chi legge poco, perché appena apre il libro, legge le prime righe, subito, pum, si fionda a capofitto e non riesce più a staccarsi dal volume, è Niccolò Maniti. Niccolò Maniti è un bravissimo intrattenitore, struttura molto bene le sue storie, ha un gusto anche molto cinematografico, quindi è vicinissimo ai palati di tutti, sia lettori forti che lettori occasionali, che lettori che non leggono mai. È proprio un autore che io consiglierei a chiunque. Un autore divertente, esplosivo, che in particolar modo adoro per Che la festa cominci, che è uno dei suoi romanzi più surreali, più creativi. Il racconto di questa festa, che è il clou di questo libro, dove ci sono soubrette, satanisti, scrittori falliti, un po' intellettuali, e che prende anche risvolti pulp. Libro divertentissimo, esplosivo, una sorpresa, un colpo di scena ad ogni pagina, e un'inventiva dietro l'altra. Non è stato apprezzato da tantissimi, è molto, molto poco citato rispetto ad altri libri dell'autore, ma io lo reputo il suo must. Secondo me è il suo libro più bello, è il suo libro più divertente, più spumeggiante e più originale. Quindi dategli una chance, perché è eccellente intrattenimento. E restando sempre in Italia, un altro autore che amo leggere quando voglio qualcosa di più leggero è Giuseppe Culicchia. In particolar modo vi consiglio un libro che lessi alle medie,
che si, o addirittura all'elementare, non mi ricordo, l'ho letto da piccolissimo comunque, che è A spasso con Anselm, che ho scoperto che le nuove edizioni, o forse avevo letto io Anselm e si è sempre chiamato così, si chiama in realtà A spasso con Anselmo. Anselmo in questo caso è un formichiere, venuto direttamente dalla foresta amazzonica, che finisce in casa di Giuseppe Culicchia stesso, un autore squattrinato, che si ritrova appunto questo formichiere che passa così da un giorno all'altro a diventare un punk ribelle, anarchico, favoloso. Sghignazzerete da una pagina dietro l'altra. Anche questo è un libro che appena si inizia a leggere non si abbandona più. Divertentissimo, esplosivo, anche qua spumeggiante e approcciabilissimo ad ogni età, secondo me. E poi, se proprio il romanzo non ce la fate, è un periodo un po' difficile, perché non optare per le graphic novel? In particolar modo vi consiglierei un autore che scrive effettivamente romanzi illustrati, e sto parlando di Zero Calcare, di cui vi consiglio assolutamente il mio libro preferito tra i suoi, che è Un polpo alla gola, un racconto autobiografico con la solita ironia tipica di Zero Calcare, ma che allo stesso tempo tratta molto bene a livello estremamente profondo il tema del rimorso e del peso di coscienza. Potentissimo, emozionante, divertente, leggero, si legge nell'arco di un'ora e lascia tantissimo. Veramente, se dovete partire da qualcosa di Zero Calcare, io vi consiglio questo libro, anche se è tra i meno citati rispetto alla sua produzione. Poi, un libro che invece consiglierei a lettori allenati, ma che magari hanno poco tempo effettivo per mettersi lì a leggere un romanzo, sono stressati, è Il silenzio del mare di Vercors. Si tratta di un classico della letteratura francese del Novecento, che è molto molto breve, saranno 40 pagine scarse, che racconta il tema, tra i tanti, però il tema principale è la forza della parola. In un certo senso i protagonisti, per opposizione al nemico, o quello che credono sia il nemico, sfruttano il potere del silenzio, per lasciare intendere quanto la parola sia importante. Tant'è che quando la parola prende il sopravvento, questa ha quasi un valore di epifania e sconvolge effettivamente il lettore quando arriva il momento di apertura. La storia è quella di un contadino, di un uomo e di sua figlia, che sono costretti a ospitare un soldato che vedono come un nemico e davanti al quale loro oppongono il silenzio. Sono comunque servizievole, lo ospitano con correttezza, ma non parlano con lui. Lui invece parla un sacco. Parla un sacco perché è continuamente alla ricerca di calore umano, di conversazione, e cerca in un certo senso di entrare nella loro umanità. È una storia potentissima che, condensata in pochissime pagine, saprà donare tanto anche chi dice non ho mai tempo per leggere. Un libro invece al cardiopalma, per chi ama i thriller, per chi ama i libri proprio da ti inchiodo alla poltrona, La donna perfetta di Ira Levin. E si tratta di un thriller horror molto coinvolgente, avvincente, il racconto di questa città Stepford, dove le donne sembrano fatte a catena di montaggio, tutte perfette casalinghe, uscite dalle peggiori pubblicità degli anni 50, impomatate, sottomesse, remissive, ed è una storia che riflette sicuramente sul tema ancora caldo della parità di genere, ma che allo stesso tempo è strutturata in modo tale da avvincerti tantissimo, di angosciarti tantissimo. E molto spesso sa anche affrontare un certo umorismo. Lo consiglio profondamente. Spostandoci in Giappone, invece, un libro che reputo estremamente divertente è Il signorino di Natsume Soseki. Si tratta di un classico, infatti ad esempio nelle scuole giapponesi viene comunemente studiato e letto, ed è una sorta di giovane Holden giapponese, se vogliamo. In realtà potremmo definirlo un antenato di GTO, l'anime Gretti Cero Onizuka. La storia di questo professore che non ha voglia di lavorare, un professore delle elementari costretto a stare con marmocchi che lo deridono costantemente. Lui però non è un professore che ha voglia, la passione dell'insegnamento, anzi vorrebbe fare il meno possibile.
È la storia di un uomo immaturo costretto in un incarico che lo vorrebbe maturo, lo vorrebbe responsabile. Divertentissimo, anche questo si legge veramente in un battito, uno schiocco di dita. Un libro invece delicato, perfetto per chi è alla ricerca di emozioni e che allo stesso tempo è scorrevolissimo e anche molto breve, quindi adatto anche ad esempio a chi ha uno spiraglio di tempo, è Le nostre anime di notte di Kent Aruf. Trovo che sia anche un libro in grado di sbloccare dal blocco del lettore chiunque ne sia affetto. Ve ne avevo parlato infatti in un video apposito. È il racconto dell'amicizia forte che si crea tra due anziani soli. Un libro notturno, raccontato con uno stile scarno, che però lascia presagire una buona dose di poesia, di attesa, di intimità e di affetto. Un libro sulla solitudine e sul desiderio di amare anche quando hai la società contro. Una storia d'amore, in realtà di affetto, molto potente e allo stesso tempo sommessa e delicata, che vi straconsiglio. Da ultimo, per chi vorrebbe leggere magari a spizzichi e bocconi, Vite istantanee di Andreas Neumann. Andreas Neumann trovo che sia uno degli scrittori di racconti brevi più originali e meritevoli che abbia mai letto. È un autore sudamericano che ha il dono di raccontare, di far provare anche emozioni potentissime attraverso la scrittura in pochissime frasi. È sintetico, ma racconta il mondo. E Vite istantanee la reputo, assieme all'altra sua raccolta, uscita sempre per Sur, Le cose che non facciamo, un'uscita imprescindibile e consigliata anche a chi coi racconti brevi non ci va molto d'accordo. E questi sono, secondo me, i 10 libri perfetti per chi... Ah no, ne ho saltato uno. L'altro libro che vi consiglio è Stupore e tremori di Amélie Nothomb. Amélie Nothomb è un'autrice molto prolifica che fa libri brevi. Brevi ma allo stesso tempo coinvolgenti, dritti al punto e capaci anche sia di angosciare che di divertire, che far sentire l'amaro in bocca, che commuovere. E in particolar modo il suo libro Stupore e tremori trovo che sia un bellissimo racconto. Un racconto molto divertente sull'esperienza di vita reale dell'autrice nel suo periodo di lavoro in un'azienda giapponese. Un'azienda giapponese folle, dove si chiedono orari assurdi, dove la costringono ad avere mansioni molto umili, con questa capa completamente tirannica. Racconto assurdo e di estremo intrattenimento, ma che allo stesso tempo ci mostra anche tematiche molto forti, ad esempio quelle legate al mobbing lavorativo. Quindi è un libro di intrattenimento, ma allo stesso tempo profondo e anche scritto molto bene, perché comunque lei, nonostante sia molto spesso altalenante nella sua produzione, ha un'eccellente scrittura. E quindi niente, questi erano effettivamente, finalmente, i 10 libri che amerai anche se non ami leggere. Fatemi sapere se siete d'accordo, se avete letto qualcuno di questi libri o se ve ne siete segnati alcuni. Io aspetto anche i vostri consigli. Vi aspetto anche al prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao!